delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge e il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana, gira e rigira, e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Ciò che è stato sarà, e ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questa è una novità. Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno. Si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito. Io, Coelet, sono stato re di Israele in Gerusalemme. Mi sono proposto di ricercare e investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il sole. È questa un'occupazione penosa che Dio ha imposto agli uomini perché in essa fatichino. Ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità e un inseguire il vento. Siamo dati a lodare e ringraziare ogni momento. Bene, come detto nell'introduzione, cominciamo questa sera per qualche incontro, non molti, la meditazione sul libro del Coelet. Abbiamo sentito parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme, quindi comprendiamo che Coelet è lo pseudonimo di Re Salomone, a cui sono grande sapiente, grande re di Gerusalemme, appunto figlio di Davide, uno da Bezzabea, e campione, ecco, di sapienza, autore della maggior parte dei libri sapienziani. I libri sapienziani si compongono di una trilogia introduttiva, ecco, che il primo è il libro dei Proverbi che abbiamo meditato fino alla scorsa ora santa, poi c'è il Coelet e poi c'è il Cantico dei Cantici. Questa è la prima trilogia. I padri della Chiesa descrivono questi tre libri in questo modo. C'è il libro dei Proverbi allo scopo di cominciare a farti sentire, ecco, il gusto, il desiderio di Dio e della sua sapienza. Il libro di Coelet invece ha lo scopo di farti venire la nausea del mondo, quindi serve a distaccare il cuore dalle cose della terra, perché non basta, ecco, aver cominciato a sentire un certo interesse per le cose del cielo, no? Ce lo dice anche Gesù nel Vangelo, ricordiamo la parabola del seminatore, no? Il seme seminato tra le spine sono quelli che accolgono con gioia la parola, dice, però poi la preoccupazione del mondo, l'inganno della ricchezza, i piaceri della vita lo risucchiano e soffocano la parola, no? Ecco, quindi non basta aver sentito un certo gusto per le cose del cielo, ma bisogna vedere con realismo la caducità delle cose della terra. Cioè, come abbiamo sentito, qualcuno può pensare che queste parole siano un po' tristi o un po' pessimiste. No, non è così, sono semplicemente realiste. Adesso poi brevemente ci metteremo insieme. E quando ci è venuto un po' di nausea della terra, quindi insieme all'interesse suscitato per il cielo, siamo pronti a entrare in un rapporto d'amore con Gesù, quello del Cantico dei Cantici, un rapporto intimo, profondo. Cioè Gesù diventa il centro della nostra vita e del nostro cuore. Questa è un po' la trilogia Proverbi, Coelet e
è appunto Cantico dei Cantici. Tutti quanti conosciamo la frase vanità delle vanità, frase cara al grande santo, era San Filippo Neri, tra l'altro. Vanità delle vanità, tutto è vanità, cioè una cosa vana, nel linguaggio comune, è una cosa fondamentalmente inutile, che non serve, che non giova, oppure una cosa passeggera, ecco, caduca, ecco, effimera. Ecco, tutte queste immagini che troviamo in questa introduzione, no? Il sole sorge, il sole tramonta, il vento soffia, gira, gira, i fiori vanno al mare, il mare non è mai pieno, le cose sono in travaglio, non si sazia l'occhio di guardarmi, il mero orecchio è sazio di dire che cosa ci fanno comprendere. La mutevolezza, ecco, e anche l'essere profondamente effimero, cioè cose che passano presto, riferite a tutte quante le cose che abbiamo oggi. Da questo noi ci dobbiamo pensare, no? E adesso non voglio suscitare, pensiamo alle vicende proprio della vita, no? Sappiamo, noi stiamo vivendo una cosa bella, un evento lieto, e se uno si mette a pensare, cioè, però è iniziato questo evento lieto, però c'è già il conto alla rovescia verso quando finirà, purtroppo, perché in questo mondo tutto comincia e tutto finisce. Possiamo avere una cosa bella, insomma, no? Certo, è possibile poi, se Dio vuole, viverla ancora, ecco, ma tutto poi culmina verso la grande fine della vita terrena, no? Che non possiamo, non dobbiamo ignorare. La Chiesa ci offre anche un mese di tempo per meditare sulla realtà della morte, non per farci vivere la depressione, perché noi non siamo, i cristiani di Dio non sono depressi o tristi. Però non sono neanche sciocchi, capite? Perché il fatto che esista la fine di tutte le fini, quindi che è la morte, e che questa sia una realtà ineluttabile, obbliga ciascuno di noi a riflettere. E non riflettere è colpa davanti a Dio, perché il nostro Signore l'intelligenza ce l'ha donata non solo perché noi la stanchiamo in tante cose da poco, ecco, ma perché la utilizziamo soprattutto per le cose importanti. Allora, se la felicità fosse nelle cose della terra, tutti nel cuore sentiamo l'esigenza, avvertiamo l'esigenza per essere felici, che una cosa ce l'ho e non me la toglie nessuno, e me la posso godere quando voglio, e non c'è pericolo di perderla. Capite? Perché solo il pensiero di perderla già mi fa sta male, e poi quando la perdo sul serio sto male ancora di più. Ma non esiste cosa in questo mondo, ecco perché vanità delle vanità, che non ci abbia questa condanna, questa legge inesorabile, sicuramente finisce, sicuramente terminerà. Allora, questo, come insegna poi l'altro Santa Madre Chiesa, non serve, come dire, né a farci venire la depressione, né a non farci apprezzare le cose belle che il Signore ci dà nella vita terrena, per carità, ecco, perché sono suoi doni, anzi sono da valorizzare. Quando viviamo qualcosa di bello, o di utile o di importante nella nostra vita, no? O comprendiamo, insomma, che il Signore ci sta facendo in un periodo particolare della vita grazie particolari, ci mette dinanzi situazioni, incontri, persone positive, certo uno deve pensare che tutto questo giorno finirà, per non attaccarci troppo, però deve anche prendere tutti i doni che il Signore fa attraverso anche le realtà terrene, no? È importante cogliere il senso di fondo, non mi posso attaccare a niente in questo mondo, perché se mi ci attacco inevitabilmente soffrirò, per forza. D'accordo? Perché c'è questa legge della fine, ecco, delle cose della terra. C'è una legge della fine, c'è anche un'altra legge, dice il Coelho, che è la legge che a noi ci sembra che ci sia qualche novità, ma le novità in realtà non ci stanno. Quando le persone
A volte si scandalizzano per tante situazioni che sono che accadono, che vengono in giro, eccetera, eccetera, nel mondo o anche nella Chiesa. Io dico sempre, ragazzi, bisogna studiare un pochino di più la storia. Adesso noi, a differenza dei tempi in cui ho scritto questo libro, siamo tutti molto istruiti. Se uno studia bene la storia, ecco, comincia a dire, guarda, questa è una novità. No, le novità non ci stanno, cambiano soltanto, come dire, le forme esteriori. Certo che oggi noi nel 2018 abbiamo Facebook, ecco, nel 1400 Facebook non c'era, d'accordo? Ma il cuore dell'uomo è sempre lo stesso, sia che c'ha Facebook sia che non c'ha Facebook. Perché su Facebook emerge pubblicamente la parte peggiore dell'uomo che viene messa fuori, e prima emergeva privatamente, ma ci stava lo stesso. Quindi è soltanto un problema, come dire, di cambiamento esteriore, non sostanziale. Ecco, il cuore dell'uomo veramente resta sempre lo stesso. Un sacerdote che ha la grazia e anche la responsabilità, come il Signore mi ha donato, di aver incontrato tante persone, e tra l'altro di vari posti d'Italia, anche non soltanto dell'Italia, anche di fuori, sa bene, ecco, il cuore dell'uomo che viva a Milano, viva a Reggio Calabria, viva ad Ancona, viva a Firenze, a Prato, a Genova, a Torino o a Latina, si porta dietro le stesse cose, nonostante le belle differenze anche culturali, gli accenti diversi, i dialetti differenti, che concorrono alla bellezza, insomma, anche della varietà. Dentro il cuore di ogni uomo ci sono più o meno sempre le stesse cose, ecco, nel bene e nel male. Ecco, anche tutti gli uomini, no? Cioè, c'è gente che, come dire, invaghendosi un po' di questo mondo, passa la vita a cercare di lasciare un ricordo di sé. Devo lasciare un ricordo. I ricordi sono sempre cose molto, molto, molto vane, insomma, perché è molto più facile l'oblio, ecco, del ricordo, no? Quindi, e in ogni caso, insomma, il ricordo terreno, una volta che uno non c'è più, è cosa di ben poco valore, ecco. E quindi non è tanto da metterci troppa attenzione o troppo cuore. Ecco, ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole, ed ecco, tutte le vanità non si muove il vento. Noi figli di Dio abbiamo, per grazia, insomma, anche la rivelazione piena fatta da Gesù. Accogliamo queste esortazioni come parola di Dio, ovviamente trasfigurate alla luce di quello che Gesù ci ha insegnato. E le realtà di questo mondo vanno vissute, vanno santificate, ci santifichiamo in esse. Però, ecco, quello che resta fondamentale è il problema di dove sta il nostro cuore. Gesù sintetizza l'insegnamento del cuore del Vangelo dicendo: sta attento, dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. E cosa ci dice il primo comandamento? Che Dio va amato con tutto il cuore. Ma tu non puoi amare Dio con tutto il cuore se il tuo cuore è diviso tra mille amori e tra mille interessi, anche di cose piccole. Allora noi possiamo vivere tutto, possiamo santificarci con tutto ed in tutto, ecco, ma riflettendo anche davanti a Gesù, dobbiamo essere in grado nella nostra vita di fare delle scelte di priorità. Quindi le scelte di priorità, San Paolo dice, le cose di questa terra sono di un momento, quelle del cielo sono eterne. Non è peccato prendersi un'ora di relax, un'ora e mezzo di relax e vedere un bel film, bello, pulito possibilmente, eccetera, o anche un film d'autore, insomma, che trasmette dei valori edificanti. Ecco, però veramente tra
trascorrono un'ora davanti a Gesù è una cosa più grande, perché questa ora che stiamo qui, ecco, certo passa, d'accordo? Chi sta con gioia davanti a Gesù Eucaristia, quando finisce il tempo, dice, oh, già finito? Ecco, questo è segno buono, perché vuol dire che siamo stati bene davanti a Gesù. Sì, è finito, questa finirà, questa ora che stiamo vivendo, però, attenzione, quello che stai vivendo qui ti lascia dei frutti che ti restano nella vita in questo mondo e soprattutto nell'altro mondo, perché questo non dobbiamo dimenticarlo, cioè Gesù che stiamo qui lo vede e se lo ricorda che tu stai qui dando del tempo a Lui e non ad altro, Lui se lo ricorda e quest'ora che stiamo dedicando a Lui, che qua in realtà dedichiamo a noi, perché chi ci guadagna siamo sempre noi, diciamo la verità, ecco. Però Lui ci ha dato compensa nella vita eterna, capite? Perché non è la stessa cosa essere qui o non esserci. Ecco, il Coelet serve a stimolare questa nostra intelligenza, no? Allora, non è che se mi devo vedere un film, non me lo vedo, attento proprio opportuno. Ecco, però so dare una priorità di importanza alle cose. Non trascorro la vita solo davanti alla televisione, ecco, ma sto anzitutto cercando di crescere nell'amore e nella conoscenza di Dio, che è la cosa che mi resta per tutta la vita, terrena ed anche eterna. Un uomo che di questo non si occupa per niente, non davanti al Signore, dico sempre anche ai ragazzi del calvinismo, il Signore non ci dirà se siamo stati buoni o cattivi, anzitutto ci dirà, ma l'intelligenza che io gli ho dato, tu l'hai usata? Sì o no? E chi ci pensa a queste cose se non ci pensi tu? La vita ti sarà data nelle tue mani, sei tu che scegli quali sono i tuoi orizzonti, dove vuoi investirla, quali sono le cose importanti e quali sono le cose meno importanti. Dio rispetta la nostra libertà, anche se ci propone delicatamente, ci sollecita, ci stimola, ci invita alle cose più grandi, no? Quindi è importante che adesso in silenzio davanti a Gesù riflettiamo anche su quella che è stata la nostra vita, no? E su quante volte siamo stati anche noi un po' ingannati, promettendo tutto il nostro affetto, tutta la nostra energia, le cose che passano e che ti lasciano la mano in bocca, ecco, e magari un po' meno in quelle che restano. Questo certamente non per colpevolizzarci, ecco, ma l'esame di coscienza sul passato è utile quando serve a farci impiegare meglio il presente e il futuro, che sono le uniche cose che possiamo certamente ancora correggere e indirizzare verso il bene. Siamo adorato per il